Dobbiamo dare un anno, abbiamo iniziato più o meno, penso fosse il 2011, se non sbaglio, era più o meno comunque sì, inizio 2000, sì. Anni 2010. Abbiamo iniziato dalla mia cameretta. Web radio. E facevamo una web radio. E dirai, vabbè, come un po' tutti, no? Iniziano dalla cameretta. Noi abbiamo rischiato di lasciare già la prima puntata di web radio, per il semplice fatto che ci siamo messi nella mia cameretta, abbiamo messo il tavolo, il microfono, sì, sì, comprato. Mixer. Praticamente noi iniziamo, facciamo la nostra prima puntata. Alla fine di tutto, un'ora piena di personaggi, scenette, sì, che sì, noi facciamo comicità, ci scrive il ragazzo, mi sa che è saltata la connessione. Un'ora mi fa, che, quindi. Mi sa che non si è sentito. Abbiamo parlato nulla. Al nulla, beh, avremmo parlato al nulla. Sì, comunque, perché ci ascoltava il padre, mio padre, mamma, col portatile e sorella, nella stanza. Poi la settimana dopo ci siamo riconvinti, vabbè dai, però che fai, rifai la stessa roba? No, scriviamo roba nuova. E quindi siamo materiale. Messi lì, abbiamo fatto nuova roba e abbiamo iniziato con questo percorso all'interno di questa web radio. Da lì poi ci siamo chiesti, vabbè, ma che vogliamo fare realmente? Non è che puoi fare tutto. Quindi abbiamo deciso, ok, tagliamo magari questo, facciamo quest'altro, facciamo la radio seriamente. Come si fa a fare radio? Abbiamo cercato proprio così su internet. Se cerchi come su si fa Google a fare radio? Come si entra in una radio? Usciva 10 anni fa già, sì, 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 solo Radio Speaker, che era questo portale che univa tutti i professionisti della radio, ma sia emergenti che affermati. Tu avevi questo portale, sì, ti leggevi le notizie sui retroscena che non si trovavano da nessuna parte, solo su sto radio speaker. Corso di 3 mesi. Corso fatto, sì, poi. tre mesi. Ci siamo iscritti e praticamente ti fa questo corso, ci ha fatto questo corso dove ci ha insegnato le basi, sì, della radio. Quando decidi di fare una cosa seriamente, devi iniziare a formarti anche su quella cosa. Sempre, quindi ti servono le basi. Guarda, contrariamente a quanto credevamo, i corsi ci hanno aiutato tantissimo con l'arrivo in diretta. Cioè, finché tu fai programmi registrati, te li organizzi da casa, lo fai nelle web radio, dici sì, però il coda intro nel registrato ci fai poco. Quando arrivi in diretta, ti rendi conto che tutto ciò che ti spiegavano al corso lo devi applicare, quindi la radio, oltre a guardare il contenuto che tu fai, cerca anche la forma, come impacchetti, certo, il programma, quindi vuole che fai l'intro, vuole che annunci il disco della novità della settimana. Quindi arriviamo noi che dobbiamo fare questo contenuto all'interno di Radio Globo, vogliamo fare una comicità, vogliamo fare il nostro bagaglio culturale, però qui la formazione ci ha, certo, aiutato a permetterci di rimanere, certo, dentro Radio Globo, perché ti serve la tecnica, certo, che è quello che ti può insegnare il corso, mentre la parte artistica non esiste una scuola che ti dà delle nozioni per diventare comico, o ce l'hai o non la ce l'hai. La frase dei procuratori calcistici, o ce l'hai o non ce l'hai, però sembra una frase fatta, però è vero, però cioè, o ce l'hai o non ce l'hai. Intanto diamoci ufficialmente il buongiorno, sono le 10 in punto. Noi siamo Umberto e Damiano, oggi Umberto con la febbre, proveremo ad andare avanti fino alle 2 su Globo. Out the border su Radio Globo, Ed Sheeran, Camila Cabello e Cardi B. La radio a noi ha dato tantissimo. Aspetta, ma devi partire dalla base romantica. Vabbè, ci penserà il montatore a far partire la base romantica, perché ci ha dato tantissimo, sì, ma seguendo anche la base ci ha tolto tantissimo. In che senso? Ci ha tolto ore di sonno, ci ha tolto vita sociale, perché la radio, specialmente se la fai in orari difficili, come è stato per noi per tanto tempo l'orario del morning show, che ti svegli alle 4:30, 5, ti toglie tanto della vita privata. Però ti dà tantissimo, perché hai modo di conoscere tanta gente, gente che si affeziona a te, che ti vuole bene. La radio crea questo rapporto tra te e l'ascoltatore, di confidenza, che quando ti vedi con l'ascoltatore, anche da parte nostra, c'è confidenza, come se noi con quella persona ci conosciamo da tempo, siamo amici, cioè magari voglio più, sì, bene all'ascoltatore che a lui, che sì, lavoriamo, sì, insieme da 10 anni, però l'ascoltatore c'ha questo, sì, rapporto gioviale sempre. Cosa ci ha insegnato poi la radio? Ci ha insegnato a rischiare, perché noi siamo arrivati a Radio Globo grazie a un rischio. Lo lasciamo tutto. Però che fai? Lasci senza avere niente? Abbiamo fatto 4 mesi da disoccupati, sì, se non di più. Però questi 4 mesi da disoccupati ci hanno insegnato tanto, perché ci hanno fatto capire il vero amore che noi avevamo per questo lavoro, l'amore che avevamo per questo mezzo, e soprattutto ci ha aiutato a rischiare, nel senso, ok, buttiamoci a capofitto, ci serve una nuova radio. Abbiamo insistito con Radio Globo e ha funzionato, perché poi nello stesso anno, dopo neanche 5 mesi, sì, siamo entrati a Chiamata a Carico a fare gli scherzi radiofonici, nel programma che noi seguivamo da ragazzi, bambini, ancora siamo giovani, però seguivamo attivamente, quindi da ascoltatori siamo passati a fare un programma che noi amavamo.
facendo questo salto dal nulla siamo riusciti ad arrivare in quello che per noi era un obiettivo inarrivabile, che se noi da Radio Click Rock grandissima guardavamo Radio Globo a Roma, dicevamo che come fai a arrivare a Radio Globo. E adesso abbiamo la fascia del weekend tutti i weekend, sabato e domenica dalle 10 alle 14, e stiamo sperimentando. È una fascia che ti permette di sperimentare perché c'è un ascolto diverso, più leggero nel weekend, e non rischi come magari una fascia di un morning show, un drive time, dove magari ci sono dei programmi già consolidati. Sì. Quindi nel weekend stiamo sperimentando quello che poi sarà la nostra forma in un futuro. Penso che Vasco Rossi vada disannunciato, si sente che Vasco Rossi, la canzone la conoscete. Più che altro noi vogliamo concentrarci sulla Globo WhatsApp. Abbiamo anche il sito radioglobo.it dove le potete trovare tutte. A chi inizia a fare radio adesso consigliamo di cambiare lavoro, cioè già siamo tanti giovani, se poi ne arrivano altri di giovani diventa proprio una lista d'attesa. Allora, il peggio del... abbiamo le due versioni, la versione dove tiriamo l'acqua al mulino nostro, ragazzi non fate radio, non fate... servono giovani, ci sono già... Non fate radio. Basta, anche che le radio sono 10, se tutti dobbiamo fare radio non c'è spazio per appunto. Nessuno. Ora la parte quella vera, nel senso che cosa possiamo consigliare a chi vuole fare radio? Bisogna avere tanta pazienza. Una volta una persona ci disse: non abbiate fretta di arrivare. Vero. Noi lì non capimmo queste parole subito, col tempo le abbiamo capite. Non bisogna avere fretta di arrivare perché la radio non è immediata. No, è il contrario di quello che succede nell'ambito sportivo, no? Cioè, se uno sportivo a 18 anni esplode in radio, magari esplodi a 40. I tempi sono lunghissimi. Basta vedere, levando qualche fenomeno eccezionale, i giovani della radio hanno quasi 40 anni, sì. Levando qualche caso sporadico. Sì. E vai a vedere gli anziani, a differenza dello sport che a 30 anni sei un vecchio, nella radio a 80 anni ancora puoi trasmettere e magari ancora c'hai un potere che ti permette di stare là. Sì. Perciò non bisogna avere fretta di arrivare, perché noi adesso abbiamo 27 e 26 anni. Siamo ancora in una fase, siamo ancora piccoli, giovani, per la radio, siamo piccoli, non giovani, siamo piccoli per la radio. Lo vediamo con i nostri colleghi, perché ovunque andiamo, siamo 27 anni, noi frequentiamo ambienti radiofonici da quasi 10 anni. Siamo ancora i più piccoli a 27 anni. Potevo capirlo a 17, ma a 27 forse c'è qualcosa che non va benissimo in questo settore, se siamo ancora piccoli. Così si chiama Further Up, e poi c'è na 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 tra parentesi. Pitbull è l'unico, sì, cantante cane.